La programmazione dei parametri per i modelli di MG8000 e di MG9000 può essere fatta anche attraverso il browser di un PC, inclusi quelli del sistema EasyBranch, come le descrizioni dei singoli punti di misura. Il web server integrato consente anche di visualizzare le misure e i grafici e di gestire una memoria dati che permette l'archiviazione dei dati storici. Tramite il web server integrato è possibile selezionare le misure fino a 128, impostare la frequenza di campionamento, scaricare il file CSV con le informazioni acquisite. Per collegare il DMG al computer via Ethernet, inserisci il cavetto di rete nella porta RJ45 a bordo del DMG stesso. Cerca l'indirizzo IP assegnato al DMG nella pagina Ethernet. Ora imposta l'indirizzo IP del computer come vuoi, purché appartenga alla stessa rete, ad esempio 192.168.1.2. Poi, nel browser, digita l'indirizzo IP 192.168.1.1 del DMG ed ecco fatto. Vediamo un esempio. Clicca su Impostazioni, spostati nel menu M01 Generale e seleziona la voce P0101 Primario TA. A questo punto cambia il valore dal menu a tendina o utilizzando i tasti di scelta rapida Minimo, Massimo e Default, così. Un'altra funzione utile è quella di Datalog. Entra nel menu dedicato qui. Puoi ora scaricare i dati in raccolta attraverso il pulsante Download Datalog, oltre a configurarne i parametri. Premi Modifica. Sincronizza l'orologio del dispositivo con quello del tuo computer. Imposta il tempo di campionamento, ad esempio 10 secondi. Puoi selezionare le misure di interesse del DMG, come ad esempio la potenza totale, ed aggiungerla alle misure monitorate. Una volta selezionate tutte le misure desiderate, spunta l'opzione Play e scrivi la configurazione. Puoi effettuare lo stesso processo anche per le misure di interesse EasyBranch, selezionandole dal menu a tendina.